lei da sola e insieme a mamma Angela e gemello Matteo. Di chi sto parlando? Famiglia Rosucci, ciao, buonasera, benvenuti. Abbiamo scelto questa location anche per te, Alessia, perché grazie. Sappiamo che vedi il mare e sei felice, ma anche perché per loro sono giorni di vacanze, di emozione, allora la location speriamo sia azzeccata. Azzeccatissima, direi, bellissima. Abbiamo rivisto poco fa la clip, quella dedicata a voi mamme. Che emozione è vedere e sentire una clip di questo tipo? Un'emozione grande, ti fa capire quanto passi velocemente il tempo, soprattutto. E poi è bello vedere quanti passi si possono fare per una donna. Infatti tanti, Martina ne sta facendo tanti il calcio femminile, ma anche voi perché l'ha seguito ovunque. Allora, prima domanda, forse è un po' banale, ma come hai iniziato a giocare a calcio? Praticamente ho iniziato attaccata alla rete guardando suo fratello che giocava, e che il mister le diceva Matteo, posso fare giocare Martina? E lui le dice ma sì, falla entrare, e da lì inizia un amore. Quindi è merito tuo se siamo qui e se lei è qui al mondiale? Ma merito no, magari io ci ho messo un po' lo zampino, però no, poi ha fatto tutto da sola. Io l'ho accompagnata, sono stato vicino, ma ha fatto tutto da sola, merito suo. Anche tu giocavi a calcio, quindi possiamo immaginare in casa i danni che avranno anche fatto. Sì, io ho giocato 9 anni al Toro fino alla primavera, poi adesso gioco a livello dilettantistico, mi diverto, lavoro. La professionista di casa è sicuramente Martina, non sono io. Mi scambiate consigli? Sì, ci scambiamo consigli. Io chiedo a lei, lei a volte chiede a me, sì, ce li scambiamo. Ecco, dicono che i fratelli gemelli hanno un contatto ben diverso, hanno anche un feeling più profondo. Come stai vedendo tua sorella in questi giorni a livello di emozioni, magari di tensione anche in vista della prossima partita? Sono delle ragazze molto, si stanno dimostrando molto pronte a questo momento, secondo me è un momento importante per il movimento in generale. Però sono professioniste, quindi sanno come contenere le emozioni, sanno quando sprigionarle in maniera giusta e opportuna, e infatti lo si vede dai risultati che stanno portando. A proposito di emozioni, cosa manca? Qual è il sogno da mamma magari in questa partita che arriverà contro la Cina o in generale nel mondiale? A Martina sicuramente manca vincere un mondiale e magari anche una Champions con la Juventus. Però diciamo che, visto il momento, direi che l'emozione più grande sarebbe vincere un mondiale. Non è una cosa facile, ma non è una cosa impossibile. Tutto è possibile, Alessia. Anche perché, lo sappiamo, Martina ha vissuto una stagione particolare, ha recuperato da un grave infortunio, ce l'ha messa tutta per esserci, per essere convocata da Milena Bertolini, per essere qui, lì ovviamente, in Francia. Lei ci ha portato a questo mondiale, ricordiamolo, anche se non ha ancora giocato un minuto, ma se siamo a questo mondiale è anche merito dei suoi gol. Io chiedo alla mamma, perché lei, prima di partire, Martina, si è molto commossa in un'intervista dicendo: io devo tutto a mia madre e mio fratello, perché se sono riuscita a recuperare in un momento in cui ero veramente giù è grazie a loro. Quindi come l'avete sostenuta ed aiutata? L'abbiamo sostenuta in tutti i momenti difficili, che direi che sono stati veramente tanti, perché insomma lei arriva da un secondo infortunio, quindi è ancora più psicologicamente devastante. Però comunque noi le siamo sempre stati vicini tutto quello che potevamo, cioè a livello di presenza ovviamente, in ogni momento. Grazie, ringraziamo allora la mamma, non vorrei farla commuovere perché sennò qui siamo lì a un passo, mi sa, eh? Manca pochissimo. Scusa Alessia, dividiamo i compiti. E Matteo, è bello vederti, perché praticamente sei in ogni foto di Martina, ci sei tu, e ogni foto è amore totale. Io non sono social come lei, però lei mi butta sempre in mezzo. Abbiamo imparato a conoscerti, siete stati la parte fondamentale insieme alle compagne. Grazie. Per questo recupero, grazie, godetevi la vacanza e soprattutto godetevi questa bella Italia. Giancarlo, tu Martina la conosci bene, l'hai vista, hai seguito il suo percorso, anche tu ovviamente Katia, l'ha portata Milena Bertolini pur sapendo che probabilmente non avrebbe giocato in questo mondiale. Perché era così importante che lei ci fosse? Innanzitutto perché è una giocatrice fondamentale per il percorso che ha fatto l'Italia, quindi c'era da una parte la riconoscenza da parte di Milena nel volerla portare, e dall'altra è una giocatrice di riferimento per il gruppo, e quindi non
fa solo gruppo perché sta con le compagne, ma fa gruppo perché ha un determinato carisma, ha un modo di fare che è contemplato e capito dalle compagne, è una giocatrice che si fa anche sentire. E poi non è detta l'ultima parola, nel senso che è vero che difficilmente giocherà avendo accumulato pochissimi minuti, non mi pare nessun minuto. In Coppa giocato? Sì, anche in campionato, ma insomma poco. Però onestamente lei ci ha messo tanto per arrivare a questa Coppa. È uno per dei singoli che tutto è possibile. Sì, e per chiudere bisogna dargli merito, perché appunto una che sarebbe stata probabilmente una titolare inamovibile. Certo. Lo vivi non da protagonista sul ma campo, ci sei, però lei ha anche l'umiltà e la capacità di non far pesare questo. No, e certo. Quindi secondo me le va sottolineato e lei sa di essere importante nell'economia di questo gruppo. E ricordiamo che lei è uno degli idoli anche delle bambine, perché lo è diventata negli anni, quando adesso chiede alle bambine chi è il tuo idolo tra tanti, ti ricordo. Sì. La Rosucci, esatto. Tanto di articolo, e la Rosucci è una di quelle giocatrici che se c'è da ballare la Macarena non